Ciao Anton, ci sentiamo? Sì, bene. Super, grazie. Posso parlare? Buon lavoro, puoi iniziare. Grazie. Ecco, sono qui in capacità di presidente della ECCO, cioè European Council of Optometry and Optics. Grazie per avermi invitato a vostro congresso. Penso che il contenuto di questo round table che comincia adesso, se ho compreso correttamente, sia molto importante. Mi scuso per possibili imprecisioni in lingua italiana. È appena la seconda volta che tengo una presentazione in italiano. Quindi noi di ECCO siamo molto coinvolti nel tema di assistenza integrata, che significa anche una maggiore collaborazione tra le discipline. E ne troverete sul nostro sito web. Vi invito di guardare ogni tanto il sito perché ci sono tante cose che si sviluppano a livello di Europa, anche del mondo. La consideriamo una collaborazione tra discipline che in primo piano serve all'interesse dell'utente o del paziente. E come abbiamo visto, questo interesse è sempre rivolto verso un servizio il più completo possibile. In paese come in Italia, dove l'optometria non è regolamentata come attività sanitaria primaria, è anche difficile fissare in norme la co collaborazione tra le due professioni come optometria e oftalmologia. Però tuttavia sono le persone o, se preferite, il mercato a dettare le esigenze. In alcuni paesi come Svizzera, Paesi Bassi, stiamo già assistendo a un allentamento della rigidità di politica e di tutte le professioni coinvolte in termini di attività svolte da chi. Questo è un aspetto riconosciuto anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, WHO, con l'idea che i servizi devono essere erogati sulla base di competenze, quindi competency based. Vuol dire che tutti dovrebbero svolgere i compiti all'interno dello spettro delle loro migliori prestazioni. Allo stesso modo funziona il nuovo modello di competenze del World Council of Optometry, WCO. Loro abbondano il modello dei quattro gradi di optometria e vanno più con competency-based approach. È evidente che la professione di oftalmologia si sta diversificando e approfondendo, soprattutto ci vengono nuovi trattamenti, tanti settori sono chirurgia oculare e la medicina rigenerativa. Pertanto gli oftalmologi non saranno più in grado di gestire la stessa mole di lavoro di prima. Dal punto di vista di ECCO, uno dei progetti importanti è Horizon 22, appena lanciato. Potete leggerlo anche sul sito del web ECCO. Questo progetto pilota collegerà le pratiche optometriche locali con le cliniche. Le pratiche invieranno le immagini OCT dalla retina dei pazienti al cloud, dove AI, l'intelligenza artificiale, le analizzerà e prevederà la possibilità di progressione dalla degenerazione maculare secca. Tutti che risulteranno positivi saranno indirizzati direttamente alle cliniche partner per ricevere un trattamento il prima possibile. Questo principio è già il primo esempio di responsabilità condivisa formale. Quindi shared care. Si prevede che alla fine seguiranno altri settori, in particolare il glaucoma, la retinopatia diabetica e le distrofie retiniche. In breve, si tratta di malattie che insorgono in sordina e che è molto vantaggioso individuare precocemente in persone ancora presintomatiche oppure asintomatiche.
Adesso rivolgo attenzione alla scuola, buona scuola, cattiva scuola, come Anto mi ha spiegato che vuol dire in italiano. Quindi, quando parliamo di aumentare il contributo a testa degli optometristi negli studi locali, dobbiamo prendere in considerazione la scuola, intero sistema. Chi vuole vedere scuole di qualità migliore? Chi sta lavorando? Quindi, dirigenti scolastici sono sempre favorevoli a migliorare il più possibile il livello. Ma credo che sia necessario motivare il personale docente, anche i potenziali studenti. Tutti devono essere consapevoli che stanno arrivando tempi in cui ci si aspetta di più dai laureati. Qui il concetto di shared care contribuisce molto. E se le linee guida del WHO e della WCO, quindi World Health Organization, e della World Council of Optometry sono valide, non c'è da temere che l'autorità di regolamentazione impongano troppe restrizioni nel futuro. Sarà più rilassato, credo. Se dimostrate di essere in grado di fare qualcosa, allora in base a questi principi dovreste essere ammessi in questa storia, una storia di trattamento olistico che si occupa innanzitutto dei problemi reali delle persone, clienti, pazienti. Quindi c'è lavoro che noi da ECO siamo molto dentro, siamo in. E di nuovo vi invito di guardare le nostre website per vedere che cosa nuovo si tratta. Credo che shared care è inevitabile anche quando parlo con gli oftalmologi, quando parlo con il personale assistente nell'oftalmologia. Tutti credono che optometria sarà una storia importante per tutto il sistema in tutti i paesi europei. A qualche parte, come ho detto, Paesi Bassi, Svizzera, diviene già vivo questo modello, vive già. No, non ho paura che anche in Italia un giorno optometristi hanno più capacità, responsabilità e contribuiscono con shared care. Quindi, grazie. Thank you. Thank you.